Il governo ucraino ha da tempo arrestato la ritirata delle proprie forze dalle zone di guerra, approfittando del cessate il fuoco per aumentare la propria presenza militare a ridosso dei punti nevralgici del conflitto. Secondo quanto riportato da Andrei Kiellin, il rappresentante russo all'Osservatorio per la sicurezza e cooperazione in Europa, le forze ucraine continuano ad attaccare le aree residenziali delle città novorusse. Il 25 novembre un ordigno ha colpito un minibus nei pressi di Donetsk, uccidendo 2 persone e ferendone altre 8. La Federazione Russa ha un'opinione decisamente negativa al riguardo di piani ucraini di adesione alla NATO. Questo è quanto affermato dal ministro degli esteri della Federazione, Sergei Lavrov, alla conferenza stampa tenutasi dopo l'incontro col segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Lagland. Lavrov ha aggiunto che è facile smascherare le intenzioni del continuo allargamento della NATO. Non si tratta che di spostare le linee di demarcazione e le aree di influenza nel continente europeo. Alcuni membri del Parlamento ucraino hanno presentato proposte tendenti a far sì che il proprio paese abbandoni lo stato di nazione non allineata, mentre il presidente Poroshenko ha esortato i parlamentari a considerare alleanze che avvicinano l'Ucraina all'Occidente. Le motivazioni che spingerebbero a questo avvicinamento, secondo i deputati promotori, vanno ricercate nel conseguente rafforzamento delle capacità difensive del paese e comunque in ragione di sicurezza nazionale. Alcuni paesi dell'est Europa si trovano ad affrontare seri problemi di copertura finanziaria, stando a quanto riportano alcune fonti diplomatiche dei membri dell'alleanza. Il contingente dovrebbe poter contare su 5.000 uomini e dovrebbe essere operativo nel 2016. Subscribe to our channel to receive up-to-date information on the situation in Ukraine and current geopolitical events in Europe.